In questi giorni si sta cercando di trovare dei mezzi, degli strumenti per sollevare le popolazioni nazionali ed europee dall'attuale crisi. Tra questi troviamo gli Eurobond. Ma prima di capire quali sono le conseguenze dell'attuazione di tali strumenti, innanzitutto dovremmo chiederci cosa sono e a chi servono. Gli Eurobond sono un ipotetico strumento per spalmare il debito nazionale su tutta l'Europa. Tali strumenti permetterebbero la mutualizzazione del debito, ovvero la condivisione europea di debiti nazionali. In generale, tale meccanismo prevede due varianti, una a debito europeo completo e l'altra a debito parziale, per metà europeo e per metà nazionale. La prima variante vorrebbe un trasferimento dei debiti dai membri dell'Unione all'Unione Europea stessa di cui sono parte. La seconda soluzione prevederebbe una parziale mutualizzazione, una parte in Europa, l'altra invece sulla singola nazione. Formalmente la mutualizzazione è la condivisione di un debito attraverso più soggetti, ma invece realmente mutualizzazione del debito significa socializzare le perdite e privatizzare i guadagni. Infatti, in una società divisa in classi, la socializzazione del debito equivale alla privatizzazione dei guadagni dei creditori. Tale trasferimento di debito, soprattutto nella forma completa, fa gola alle elite industriali e militari. Al contrario, le classi medie e piccole risulteranno recalcitranti a tale trasferimento. Perché? Perché vedrebbero togliersi alcune fette di potere, privilegi e benefici concessigli dalla decentralizzazione. La massa dei lavoratori, dei precari, dei disoccupati, delle casalinghe, dei pensionati, che sottostà a costoro, non viene affatto presa in considerazione. Anzi, essa viene presupposta come quell'invariabile bestia da soma su cui fondare l'intera produzione. Quindi dovremmo chiederci, sono utili alla massa della popolazione tali strumenti? Dovremmo affrontare eurobond parziali oppure completi? Bene, a prescindere se sia parziale o completa, la mutualizzazione non è utile o vantaggiosa alla massa della popolazione. E questo è vero sia in caso di profitti calanti che nel caso di profitti crescenti. Nel caso di profitti calanti, cioè di economie in fase di declino, ovvero la situazione mondiale attuale, tale soluzione non diventa una via praticabile perché le élite utilizzeranno i fondi per non far decomporre il proprio Stato nazionale, e non investirebbe in ciò che serve alla popolazione. Lo Stato non investirebbe perché, appunto, i margini di guadagno sono bassi o nulli, se non addirittura negativi. Al contrario, l'indebitamento servirà a consolidare il proprio dominio sul territorio, compensare per i profitti persi dai capitalisti, aumentare lo sfruttamento della forza lavoro e distruggere più velocemente la natura. Ma anche in casi di profitto crescenti la presunta redistribuzione sarebbe contraddittoria. Infatti, la redistribuzione implicherebbe un rallentamento dei tassi di accumulazione e aumenterebbe la pressione della concorrenza nel caso altri stati preferissero non redistribuire, così da spingere lo Stato che ridistribuisce all'ulteriore sfruttamento della massa dei lavoratori e il saccheggio delle materie prime, dentro e fuori dall'Europa. Quindi, infine, diciamo che il debito non va né condiviso, né pagato e né contratto.